Immagini in HD o in 4K per sondare la mucosa gastrica e scovare tumori allo stomaco molto piccoli in fase iniziale. E quanto consente oggi la videolaparoscopia, che unitamente alla gastroscopia con apparecchi di ultima generazione, consente di risolvere rapidamente e bene i tumori allo stomaco. La chirurgia di Esine, anche in questo, ha fatto un notevole passo in avanti e la metodica è diventata oggi pratica quotidiana. Molti di noi hanno una certa età, hanno la gastrite, hanno il reflusso e i sintomi sono quelli. In questo caso però vale la pena di rivolgersi al medico per fare o una gastroscopia o il test dell'Helicobacter pylori, che è un test non invasivo che consente di fare una prima diagnosi. Importante quindi è la collaborazione tra il medico di base, il chirurgo e l'endoscopista. Nei tumori molto molto piccoli si possono togliere tramite la dissezione sottomucosa, che si fa in endoscopia e senza anestesia generale. La prevenzione è comunque la prima arma efficace per combattere l'insorgenza di tumori allo stomaco e si basa almeno su due pilastri fondamentali. La cura dell'Helicobacter pylori, perché si è visto che l'Helicobacter pylori porta a gastriti, porta a ulcere e porta alla lunga al canco gastrico. E la dieta, si è visto che la dieta è ricca di alimenti conservati, quindi sotto sale, sotto aceto, in scatole, insaccati, porta alla ad una maggiore incidenza di cancro gastrico. Una dieta ricca di frutta e di verdura fresche va bene per il cuore, va bene anche per i tumori dello stomaco, va bene anche per i tumori del colon, quindi è consigliabile a tutti. L'approccio diagnostico e terapeutico dei tumori allo stomaco, secondo protocolli internazionali condivisi e applicati anche a Esine, prevede interventi multidisciplinari sia in fase diagnostica che in fase di terapia e riabilitazione. L'endoscopia è ormai di altissimo livello grazie ai nuovi strumenti e grazie alle professionalità. L'anatomia patologica, che si occupa delle biopsie e dell'analisi del pezzo anche le analisi di biologia molecolare, vengono fatte qua. E poi c'è la chirurgia e prima o dopo la chirurgia c'è la chemio o la radioterapia. E anche queste, naturalmente, i nostri oncologi, i nostri radioterapisti sono in grado di trattare i pazienti qui. E tutti i pazienti vengono valutati globalmente da un'equipe multidisciplinare. Sebbene oggi sia un tumore frequente nelle popolazioni del nord Europa, tra cui in Italia e in Lombardia, il tumore allo stomaco non richiede ancora l'effettuazione di screening di massa come nel caso del tumore al colon o alla mammella. Tuttavia, una buona prevenzione che si basa su corretti stili alimentari e di vita e su indagini strumentali periodiche consente di risolvere bene e per tempo l'eventuale insorgenza del tumore allo stomaco.